Ragazzi, buongiorno. Anche oggi giornata spettacolare. Adesso vado a fare un altro giro, vediamo se mi perdo come ieri. Ho già acceso la moto. Ho trovato la traccia che va sul Colle della Sieta, vediamo se riesco a seguirla o mi perdo come ieri. Adesso sto salendo il South Dudes e poi da lì dovrebbe iniziare il sentiero. Adesso devo seguire per Richardette. Qua inizia il sentiero del Colle della Sieta. Marmotte, va, eccola ragazzi, l'avete vista? Mi sa che è ancora presto per farla tutta, perché c'è giù la neve ancora. Penso che dovrò lavare la moto quando vado a casa. Chiesetta cos'è? Ma dai ragazzi, c'è una chiesettina qua. Dai, porta. Altro giro spettacolare. La strada della Sieta. La strada della Sieta è una proposta condivisa di utilizzo turistico. Vediamo sta chiesetta. Lì ci sono dei giochi, che cos'è? Vediamo cos'è questo. Mi sa che qua deve essere morto qualche bambino.
fatto un laghetto. Wow, che passaggio! Ai ai ai, fine della corsa! Fine della corsa! E vabbè, bello però! Lo sapevo che era troppo presto! Veni su verso la metà giugno forse. Da qua ci sono vari bivi. Comunque anche a camminare, ragazzi, qua è uno spettacolo. E allora io potrei fare l'anello qua che mi riporta a South Durux. Però c'è giù la neve e non capisco neanche dov'è la strada. Adesso ci guardo. Là ci sono altri cartelli di altri giri. Fantastico. Vabbè ragazzi, bellissimo. Adesso domani vado a casa però, perché vado a casa. Non c'è un motivo. Vediamo se ci trovo il sentiero per far l'anello, ma qua è tutto neve. Non lo so. Niente, no, torno indietro perché non vedo la strada. Ho questa qui, può darsi che sia questa qua dove c'è la neve, ma poi non capisco. Poi c'è la neve, dove vuoi che vada? Ma fini che mi ammazzo. Qua poi non c'è un'anima. Se succede qualcosa ti ritrovano fra un mese. Ritorno per la strada che ho fatto. Già qua si sprofonda, sono entrato giù fino a metà, fino alla caviglia qua, guardate un po', si sprofonda che è una meraviglia. Ops. Andiamo, il laghetto da questa prospettiva è più bello di prima. Che bello ragazzi, ma il bello è che non c'è nessuno. Ho incontrato solo 4 marmotte. E basta. Guardate cosa ho trovato. Lago Nero. Cavolo, 2330 metri siamo. Allora, madonna. Non ci posso credere. Vediamo il mio GPS. Eh sì, 2360. Stica. Fatto sto taglietto del tubo ieri con come si chiama, un utensile da cucina, un tritatutto, che ne so, che male. Fantastico. Là c'è una persona, non so cosa sta facendo. Guardate che spettacolo, bello. Piccolino, eh. Guardate che bel giocattolino. Polaris, bello. Ciao. Sono quasi arrivato. C'ho anche un po' fame, ragazzi. C'ho famina.
Strada della Sietta, ok, asfalto. Ma com'è la storia? Si può passare? Traffico non attivo. Boh, spero. Mi hai fatto la multa, eh? Vabbè che tanto non si vede la targa. La targa non si vede. È talmente infangata. Siamo arrivati. Tengo mucha fame, mucha hambre. Eccola qui Berenice, Berenice, sono a casa. Non so se farmi la pasta, perché lì c'ho mozzarella, c'ho molto di roba, boh, vabbè. Adesso guardiamo. Oggi sto leggero, perché dopo vado a casa, ho già caricato la moto e mangio queste birlatina qua, mozzarella, pomodorini, tortillas e poi c'ho le fragole qua e basta. Ok ragazzi, buon appetito, un po' tardi però. Un bel cafferino e poi ripartiamo, andiamo a casina. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, speriamo di essere partiti per la Spagna o per la Norvegia o dove cavolo, non lo so, l'importante è che partiamo, perché allora io adesso avrei già cambiato itinerario, perché sinceramente comincia a far caldo, io il caldo non è che lo sopporto tanto e sarei andato verso la Norvegia, però siccome devono venire due nostri amici, la Silvia e Silvia e la Donatella, e loro abitano a Malaga e allora in teoria ritirerebbero il furgone, il van qua a Milano, poi partiamo, andiamo verso la Spagna perché loro a Malaga devono recuperare i due cani e niente, il programma è questo, io spero di partire alla fine di maggio. Ok ragazzi, ciao e grazie per seguirci, per seguire il nostro canale, grazie, ciao ciao.